miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Questa sera parliamo di territorio, parliamo di quartieri, finalmente parliamo sì proprio di casa vostra. Parliamo di un quartiere però particolare, un quartiere che ha un nome particolare, un nome strano, un nome sperimentale, che può ricordare un peso, potrebbero essere dei quintali ad esempio, oppure potrebbe ricordare un famoso benzinaio che c'è dalle nostre parti. No, e invece pensate, è più vecchio del benzinaio e non pesa niente, è il quartiere del QT8. Cosa significa QT8? Dopo la sigla. Miei carissimi milanesi, 8 quintali potrebbe essere il titolo di questa sera, invece no, perché quel QT8 non è una misura di peso, ma è il nome di un quartiere, importantissimo per la città di Milano, nato durante la Triennale 8. Quartiere Triennale 8, appunto, l'ottava edizione della Triennale di Milano nel 1947 si teneva a Milano e nasce appunto un quartiere progettato da Piero Bottoni e tanti altri poi che lo seguono in questa fantastica avventura. Davvero, pensate cosa si faceva una volta per la Triennale: adesso si mettono in giro 4 mucche colorate o qualche palloncino da qualche parte, e invece nel 1947 si è cominciato a costruire, anzi diciamo la verità, si è cominciato a costruire un po' qualche anno prima per essere appunto per il 47, si è costruito un intero quartiere che poi in realtà non era pronto per il 47, perché sappiamo benissimo che poi vengono anche portati avanti poi anche negli anni successivi, ma era proprio quella l'idea di un quartiere che continuasse a sperimentare che cosa? Anche tecniche di costruzione, come ad esempio nel 1948 per la prima volta in Italia vengono realizzate delle case prefabbricate. Pensate, 4 piani di case prefabbricate, una cosa che adesso vabbè, forse è all'ordine del giorno, e anzi molto probabilmente sarà anche superato ormai, non so quali sono le nuove frontiere della costruzione edile, ma nel 1948 per la prima volta in Italia in un quartiere, quello del QT8, un quartiere appunto sperimentale, viene fatto questo tipo di costruzione. Un progetto, vi ricordo, 1947, un progetto che nasce dal 1946, dal 1945, uscivamo da una guerra, un progetto che dava un'attenzione particolare ad esempio agli spazi verdi, progettando fin dal principio parchi, campi gioco, spazi per il gioco dei ragazzi, veniva definito all'epoca, adesso saremmo tacciati di sessismo, però diciamo che insomma anche veniva pensato espressamente per i piccoli, per i bambini, infatti ci sono le scuole, ci sono i parchi. Beh, tutto questo non è sparito, ma anzi esiste ancora, si chiama appunto quartiere Triennale 8, più conosciuto da tutti come QT8, e anche una fermata della Metro Rossa, e questa sera parliamo appunto del QT8. Lo faccio in compagnia di Emilia Dragonetti. Buonasera Emilia, grazie mille. Buonasera. Del coordinamento Comitati Milanesi, che oltretutto abita appunto al QT8. Sì, esatto, ho questa fortuna. Ha detto fortuna, infatti voglio dire, c'è un po' di orgoglio nell'abitare in un luogo del genere? Sì, direi di sì, sì. Diciamo che quando si esce dalla metropolitana e sbarco nel mio quartiere, mi accorgo che l'aria ha un odore diverso. È un po' diverso. Ha un odore diverso. E pensare a preservare questo odore diverso arriva appunto dal lontano 1948, dal 1947, sì, dove, da poi... dove, se posso, prego. C'erano due intenti in questo gruppo di architetti. Da un lato senz'altro quello di mettere alla prova le idee dell'architettura moderna, e quindi anche appunto questo intento sperimentale, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista dei materiali. Ma c'era anche un altro intento: la città era mezza distrutta, il problema dell'abitare, delle case, era un problema terribile. La volontà era quella di creare un quartiere popolare, non di case per ricchi, ma di case per operai, per gente comune. Per gente comune, che però dovesse avere un'alta qualità formale. Cioè l'idea che anche se è una casa popolare, non deve essere brutta,
deve essere bella e deve essere immersa in un ambiente bello. È molto interessante questo dicevi, Emilia, perché oltretutto nasce, diciamo, questo quartiere all'ombra del simbolo per eccellenza dei bombardamenti di questa città, che è appunto sì. Montestella, ricordiamo Montestella, ecco. Perché Montetti San Siro? Montestella, eccolo qua, grazie regia. Stella perché era il nome della moglie di Bottone, quindi è anche molto romantica come cosa, ma ricordiamo appunto che quel monte nasce sulle macerie di un'intera città. E anche qui io trovo interessante questo fatto. Lì c'era una cava abbandonata e già durante la guerra l'ultimo podestà fascista aveva stabilito che le macerie che si riuscivano a tirar su venissero portate lì. La cosa è continuata e inizialmente Bottoni non aveva quest'idea di creare il Monte Stella. Si è trovato lì questo mucchio di macerie che progressivamente aumentavano. E allora da persona veramente intelligente ha colto l'occasione e ha trasformato questo mucchio informe in una montagna, costruendo i vari ripiani, progettando i vari ripiani in modo che i camion poi potevano salire su e farlo crescere. Quindi quello che adesso viene usato dai jogger o di quelli che vanno a correre, ha fatto invece era funzionale, perché bisognava andare su con i camion a portarle in macerie. Esatto, proprio. E quindi tu sei arrivata abbastanza recentemente al QT8, no? Sì. Diciamo, insomma, 2003, diciamo, nella storia del QT8, sì. Perché cercavate, vi dicevi con tuo marito, un luogo diverso di cui vivere la città, però? Sì, allora, avevamo abitato per 30 anni a ridosso dell'autostrada, malamente serviti purtroppo dai mezzi pubblici. E quindi cercavamo un quartiere dove l'aria fosse più respirabile e soprattutto dove ci fosse un mezzo, ecco. E lì. Quindi lì c'è la metropolitana. Fermata QT8, come dice il disco. Fermata QT8, esatto. Emilia, quindi tu sei arrivata nel 2003, invece chiedo al nostro ospite collegato con noi, Stefano Medri. Invece Stefano, tu che anno è che sei al QT8? Dallo circa 1984. Insomma, quindi hai visto un po' di più, diciamo, hai vissuto un po' di più la vita del QT8. Anche tu dici che si respira un'aria diversa al QT8? Decisamente, decisamente. Da cosa è dovuta? Anche la temperatura è più bassa, nelle giornate molto calde in estate il QT8 si fa un po' più freschi, è un posto molto piacevole, dove vivere. L'abbiamo detto, QT8 è un quartiere sperimentale, nasce proprio un quartiere sperimentale. Mi viene da dire però che, insomma, mi capita spesso di passare adesso attraverso il quartiere, noi siamo qua a San Siro, quindi ci capita spesso di attraversarlo, vedo che questa sperimentazione un po' si è fermata, o sbaglio? In che senso si è fermata? Se tutto quello che aveva previsto Bottoni e il team di Bottoni è stato messo in pratica, no, ci sono alcune cose che non sono state fatte, soprattutto la parte inerente alla socializzazione delle persone a QT8, che è, se vogliamo, l'unica parte leggermente carente, nel senso che ci sono pochi centri di aggregazione. Questa è la parte che non è stata completata. E tu, Stefano, come diresti, come si vive a QT8 secondo te, Stefano? Come si vive? Molto bene, molto molto bene. Ci sono stati dei cambiamenti in corso d'opera, per esempio c'era il mercato comunale che non ha retto l'impatto con la grande distribuzione. E prima c'era questo luogo dove ci si incontrava e dove si faceva spesa, che adesso finalmente, dopo un po' di tempo che era stato lasciato andare, adesso è stato ripreso e diventerà casva, e i lavori sono già messi in essere, quindi questo è molto positivo. Mi stai dicendo che vedremo finalmente quel posto rinascere a breve?
Sì, allora io devo breve. dire che ho visto che stanno lavorando, hanno messo Oh, fuori le transenne, hanno messo fuori tutti i lavori, per cui bella notizia. ci è voluto molto tempo purtroppo, ho avuto una storia un po' complicata, una serie di Ricordaci anni. cos'è il CASAV, ricordacelo. Prego? Ricordaci cosa faranno lì però, perché è Il interessante. CASVA è sostanzialmente l'archivio degli architetti di Milano, detto in termini molto molto spicci. Poi ci sarà una parte della struttura che prevede bar e sale in cui che potranno essere utilizzate per effettuare riunioni, incontri, e questo dovrebbe essere piuttosto molto positivo per il quartiere, ossia si dovrebbero creare dei centri anche di aggregazione che sarebbero molto utili. Stefano, hai detto che vivere al QT8 si sta bene. Un Chiedo po' più anche forte, scusa, sento a te. poco. Dicevo, vivere al QT8, hai detto si sta bene, è un bel vivere. È anche per te motivo di orgoglio? Molto, molto, si sta molto bene a Cutio, è un posto molto piacevole, si può passeggiare tranquillamente. Il foliage che è tanto di moda, qui lo si vede, come dire, uscendo di casa sostanzialmente, quindi è realmente un posto piacevole, Cutio. Voglio ricordare chi ci sta seguendo che stiamo parlando di un quartiere che già dal principio, dal primissimo progetto, ha una sorta di zona pedonale, un camminamento pedonale che va lungo, parallelo a tutta la via, appunto, che scorre, che adesso sarà qualche chilometro di un chilometro qualcosa, penso, Sì, forse un chilometro e un chilometro e mezzo. mezzo, Sì. già appunto nel 1947, pensato appunto per vivere il quartiere non solo con le auto, che era insomma il momento in cui anzi era il boom, no, delle auto, anche Sì. dato, grazie alla regia ci sta facendo vedere proprio di che angolo di città stiamo parlando, quel verde che c'è sotto, vedete, è l'ippodromo, è L'ippodromo, l'ippodromo sì. del Galoppo, e invece quel verde che vedete nell'angolo in alto a sinistra, nonostante Google Maps tagli via metà della montagnetta, non ve la dia, ve lo diciamo, cioè Google Maps taglia metà della montagnetta e non la dà al QT8, noi abbiamo rifatto la mappa e abbiamo dato tutta la montagnetta al QT8 perché diamo al QT8 ciò che è del QT8, ci è sembrato giusto. Sì, Appunto. perché il confine del QT8 a nord è il grande viale Sant'Elia, quello che porta le autostrade. Noi per fortuna abbiamo di mezzo la Montagnetta che vi montagnetta che salva. ci Che fa da cuscinetto. questo sia un quartiere particolare, un quartiere speciale, anzi, verrebbe da dire, lo dice anche una peculiarità che non siamo riusciti a indagare bene se è l'unico in Italia, ma molto probabilmente sì. Diciamo, sicuramente è uno dei pochi, forse Allora, a l'unico. Milano A Milano sicuramente senz'altro, in l'unico, Lombardia sicuramente. senz'altro, sicuramente. Molto probabilmente anche in Italia, diciamo che è proprio uno dei pochissimi quartieri con un vincolo monumentale, cioè Sì. voi vivete in un monumento a cielo aperto praticamente, Sì. In che è teoria molto bello, ma dall'altra parte vedo Emilia che siamo però dice sì, ma l'equivalente del Colosseo, una siete cosa i così. centurioni del Colosseo, No, i centurioni non li abbiamo, per per questo fortuna almeno quelli no. No, almeno però è quelli vero, no? no. Cioè, Sì. questo cosa comporta la vita di tutti i giorni? Beh, ecco, in realtà vuol dire che in teoria qualunque cosa si voglia fare all'interno del quartiere deve ricevere l'autorizzazione specifica della sovrintendenza. Ed ecco quindi anche il perché di alcune lungaggini, diciamo, di alcune Sì, problematiche nel rifare ad esempio il vecchio mercato, nel infatti. magari anche semplicemente a volte Cioè cambiare un in incrocio. teoria, no, non in teoria. Abbiamo avuto recentemente un po' di lavori stradali, Sì. sacrosanti devo dire, perché E prima si correva lì, eh? ci hanno creato le zone A a 30. 30, ed essendo questo un quartiere molto residenziale, con tante viette piccole, Con tante scuole. le scuole, due scuole materne, la scuola elementare, eccetera, è molto, molto giusto e opportuno. Il comune ha dovuto confrontarsi con la sovrintendenza per poter mettere mano alle strade. Cioè, Stefano, il questo è comune. un limite oppure è una Sì e no, salvezza? diciamo Infatti. sì e no.
D'altra parte è corretto quello che diceva Emilia, che c'è uno step in più quando si interviene sul quartiere, nel senso che bisogna chiedere il permesso alla sovrintendenza per effettuare i lavori sulle case, eccetera. Questo è vero. So che per esempio la casa di fronte alla mia ha fatto dei lavori di ristrutturazione con, e ha dovuto chiedere il permesso a sovrintendenza. Quindi c'è questo step in più. Questa è la parte negativa. La parte meno negativa è che il quartiere in questo modo, col vincolo, deve restare così com'è. Non si possono aumentare i piani delle palazzine, eccetera, non si possono modificare radicalmente la struttura delle case e dei giardini, che sono, ripeto, a mio parere molto belli. Quindi c'è questo passaggio in più che può creare qualche problema, dovuto soprattutto al tempo e allo step con la sovrintendenza, che deve dare l'ok sostanzialmente. Quindi diciamo, se da una parte può sembrare un limite, dall'altra invece può anche salvarvi. Non ho capito, scusa. Se da una parte può sembrare un limite, dall'altra può appunto salvarvi anche da certe situazioni che invece sì, vediamo in altri quartieri, dove scempi, colori, altezze, insomma, ognuno fa un po' quello che vuole a volte. Esatto, quindi questo a QT8 non è possibile, si paga col fatto che ci vuole più tempo e chiedere uno step in più per fare i lavori di normale manutenzione. Prima parlavi dei luoghi di aggregazione, cos'altro secondo te, non tanto manca al QT8, ma su cos'altro bisogna magari accelerare o spingere un po' al QT8? Cos'altro deve, scusa, non ho... Su cosa bisogna spingere un po', magari appunto concentrarsi per rendere ancora migliore il QT8? In realtà la cosa che secondo me su cui si deve lavorare molto al QT8, e tra le altre cose si lavora, è la manutenzione del verde, che è una cosa molto impegnativa al QT8, me ne rendo conto perché ce n'è molto. Poi i lavori non sono, a mio parere, così clamorosi. Manutenzione dei parchi giochi, ce ne sono molti per i bambini, perché ce n'è uno in via Collecchio, ce n'è uno alla Montagnetta, ce n'è uno in via Salmeraghi. Bisogna fare ovviamente manutenzione a questi parchi giochi. Stefano, chi è che abita il QT8? Chi è la popolazione del QT8? Appunto, dicendo, ci sono tanti parchetti, ma ci sono anche tanti bambini che lo possono usare, ad esempio? Sì e no, perché anche qui la popolazione italiana sta invecchiando. Anche QT8 purtroppo non sfugge a questa regola, e c'è un cambio generazionale che sta avvenendo con un po' di ricambio, sì. di fatica, di tempo, diciamo. Inoltre so che le abitazioni del QT8 sono molto richieste, molto appetite, quindi hanno prezzi non molto bassi. Non è più così popolare come voleva Bottoni, diciamo. No, questo no. Ormai non è più popolare come lo voleva lui, come voleva Bottoni, no. È un quartiere di, diciamo, di classe media e poi di pensionati. Ecco, io vedo proprio in casa mia 110 appartamenti, il palazzone era. Non è di Bottoni, è di Lingeri. Allora, costruito negli anni 50, come in a casa, okay. Quindi proprio come casa popolare. Però a riscatto, okay. Quindi gli abitanti sono diventati proprietari. E dei vecchi ormai si contano sulle dita di una mano. Chi è subentrato sono in genere o giovani single, perché ci sono degli appartamentini piccoli adatti, oppure giovani coppie con i bimbi, e perché abbiamo a due passi la scuola materna, poi c'è la scuola elementare, tutto che si può raggiungere tranquillamente a piedi, i bambini possono anche andare da soli, e quindi è un quartiere che si presta moltissimo alle giovani coppie. Mi state facendo un disegno veramente di un quartiere idilliaco in cui vivere, però no, Emilia, no? No, perché poi appunto
purtroppo i negozi non ci sono. E questo va bene per le giovani mamme che al sabato caricano in macchina e si va a fare la spesona. Per i vecchietti che hanno qualche problema, il fatto di dover uscire dal quartiere anche solo per andare a prendere pane e latte è un problema. Questo è uno. Due, il fatto è che alla sera, alla notte, le strade sono vuote, però non vuote. Sì, c'è un po' il problema della prostituzione, però, che insomma fa muovere molto da quella zona. Esatto. E quello è un problema. Stefano, che progetti ci sono che secondo te sono interessanti appunto sul QT8? Allora, a parte Casva, che finalmente dovrebbe andare in porto con grosso gioia di tutti, so che c'è un progetto di manutenzione del parco del Montestella, è già stata fatta una prima manutenzione sulla parte più alta, che era quella più soggetta a erosione, l'acqua piovana creava grossi problemi, e questa è la parte su cui si sta lavorando di più. Poi c'è una parte non specifica su QT8, però molto attigua, che è l'ex Palabobis, su cui ci sarà l'intervento per le Olimpiadi, in cui dovrebbero fare un grosso intervento sul Palabobis e parcheggio dei pullman, la stazione dei pullman, che è molto prossima al QT8. Specificatamente, a parte manutenzioni, normalmente queste sono le cose che io so di QT8. Un'altra cosa molto interessante del QT8 è ad esempio la presenza invece del Giardino dei Giusti sulla Montagnetta, che è stata un po' dibattuta come situazione, vi ha un po' diviso all'interno del quartiere, no Stefano? Ci sono stati un po' di problemi nella sua attuazione. Questi problemi poi alla fine sono stati risolti ed è stato fatto il Giardino dei Giusti, che personalmente a me piace molto, e devo dire anche che era, perché purtroppo adesso col Covid un po' meno, perché non ci possono più andare le scolaresche, non possono più fare i percorsi guidati che prima erano fatti sul Giardino dei Giusti. E devo dire che era ben utilizzato questo giardino, c'era tutta una parte di didattica che funzionava molto bene. Col Covid ha rallentato un po', se non moltissimo, l'anno scorso ha rallentato molto, perché addirittura le scuole non c'erano, erano chiuse, non potevano funzionare, e non so francamente se sia ripartito tutto adesso, però pre-Covid funzionava molto bene anche da un punto di vista didattico, c'erano le scolaresche soprattutto delle elementari medie che andavano, Stefano, a visitare. Ci vuoi ricordare un po' brevemente, se ti va, che cos'è il Giardino dei Giusti, così giusto per ricordare? Ma il Giardino dei Giusti delle Nazioni di Milano in pratica è una parte del Montestella, per la precisione mi sembra che sia il secondo gradone del Montestella partendo dal basso, in cui sono segnalati tramite lapidi, cippi o comunque iscrizioni le persone che hanno agito in favore di altre persone nella storia dell'umanità, sia che fossero specificatamente durante la Shoah, dopo, sia anche in tutta una serie di altre vari genocidi e situazioni del genere. Adesso, quando era iniziato in maniera molto limitata, poi ci si è accorti che non ci stavano più, per fortuna. Che bellissima questa notizia, che siano sempre di più i giusti nel mondo. Esatto. Che bella notizia. Non c'era più posto. C'è un po' di speranza ancora dell'uomo. Si è deciso di ampliarlo ed è stato ampliato. Adesso è un percorso molto bello, con una specie di anfiteatro in cui si terminavano le lezioni ai ragazzi. Perfetto. Stefano, allora, noi siamo quasi in chiusura, quindi io ti ringrazio davvero per esserti collegato con noi.
Grazie mille davvero, buona serata e sicuramente ci si vedrà allora in giro per il quartiere a questo punto, va bene? Prego? Ci si vedrà per il quartiere in giro a questo punto, allora. Vabbè, sicuramente. A vedere il fogliaggio vedremo. Esatto, anche, è molto bello. Grazie mille davvero a Stefano Medri, segretario del Circolo PD del Montestella, grazie mille Stefano. Prima di chiudere, Emilia, allora davvero mi avete fatto venire voglia di prendere valigie e tutto e venire a vivere al Cotiotto. Tante cose appunto però ci sono ancora da fare. Quanto è importante secondo te però anche esportare l'idea del Cotiotto nella città di Milano? Cioè quanto potrebbe magari partire una bella influenza di quelle buone, però non parliamo di Covid, ma una bella influenza che faccia capire che insomma sì, le piste ciclabili, le zone 30, lo spazio per i marciapiedi larghi, guarda, può essere un'idea. Allora, io ho l'impressione che questa corrente di pensiero, per fortuna a Milano, sta prendendo piede. Poi va bene, anche all'interno del Cotiotto, sai, abbiamo quelli che si stanno lamentando perché ci sono i dossi, perché c'è la zona 30, perché c'è troppo spazio per le piste ciclabili, eccetera. Perché purtroppo è difficile essere tutti della stessa idea. Però, è un modo di pensare che si sta diffondendo, per fortuna. Io ho trovato una foto, anzi devo ringraziare Agnese Pezzati, la mia producer, che ha trovato questa foto bellissima su internet, perché per farvi capire di cosa stiamo parlando, voi uscite dalla metropolitana e a un certo punto, così nel bel mezzo di Milano, vi trovate a Dublino. È così, no? Cioè ti trovi in un sobborgo irlandese senza accorgertene, giri l'angolo, sei da tutt'altra parte. Questo è il Cotiotto, no? È tante anime in uno, tante situazioni in uno. Prego. Posso dire, è un po' la caratteristica di Milano, perché Milano è molto varia, molto varia. E sì, e il Cotiotto è ancora più vario. A quest'area di piccolo paese con la sua strada, il Martino Bassi, Moretti, tutta pedonale ciclabile. Io vi invito davvero a passeggiare, io vi invito a passeggiare senza fare troppo stalking, senza troppo andare a disturbare chi abita nelle case, ma fermatevi a guardarle, perché davvero ogni palazzina, ogni casa, ogni villetta, ogni palazzone, ogni torre ha qualcosa da mostrarvi. Anche quando vi sembrano magari simili, non lo sono, perché poi gli architetti, si sa, sono degli artisti, quindi poi si mettono fortuna, a fare delle... Poi per fortuna, a proposito del vincolo, sì, che non mi piace tanto, le case vivono come le persone e cambiano, e ognuno ci mette del suo, il giardino in un modo, il balcone in un altro, la recinzione in un altro, e questa è vita. Emilia, io ti propongo questo, allora adesso poi lo dico qui in diretta, spero che tu non mi smentisca, ma sarebbe bellissimo organizzare una bella visita al quartiere, una bella camminata con te. Allora, ci sono già le visite vedi, guidate. Vedi? Sia al Giardino dei Giusti, sia al Montestella, sia al quartiere. Comunque sono a disposizione per quel benissimo. Poco allora, che posso. Chi di voi ci sta seguendo e vuole unirsi a noi, scriveteci, che poi organizziamo con Emilia una bella passeggiata all'interno del Cotiotto. Si passeggia, non si vedono le macchine, non si vede, si sta tranquilli a respirare l'aria buona, insomma, perché non andarci? Sì, può essere una passeggiata un per bel sabato pomeriggio. Allora Emilia, grazie davvero per essere qui con noi. Ma ti facciamo tornare in questo paradiso che ci hai raccontato. Per un abitante è sempre un piacere parlare bene nel proprio quartiere. Non è una cosa, però sai quanti che insomma, come si dice, sputano nel piatto in cui mangiano, no? Quindi ce n'è tanta di gente così. Invece brava Emilia, tu vedi il bicchiere mezzo pieno, nonostante poi abbiamo visto ci sono situazioni, ma speriamo che queste situazioni si possano risolvere, o al massimo appunto noi di Milano News faremo anche un po' da pungolo per cercare di ricordare alle istituzioni, a chi ci governa, che insomma è bello, si sta benissimo, ma si potrebbe stare ancora meglio, quindi sì, potete qualcosina a sistemarlo, e poi davvero la perfezione non è umana, ma si può cercare di raggiungerla. Detto, no? Allora grazie mille Emilia, grazie anche a voi che ci avete grazie seguito, a voi, grazie di questa occasione.
Mia carissima milanesi, questa è una piccola parte di Milano. Se volete raccontare, se volete che raccontiamo del vostro quartiere, beh, scriveteci, noi siamo qua a vostra disposizione per raccontare le belle storie che nascono nella nostra bella città. Grazie mille a tutti, arrivederci e buon weekend. Buonasera.